Ciao a tutti i fan di Porcupine 3 italiani, insomma, sicuramente sono tra quelli, mi sento a casa. Sei dei nostri. Assolutamente sì, assolutamente sì al 100%. Ma il momento di passaggio sicuramente è stata la pubblicazione del primo disco Sub-29, quello sicuramente. Credo che non ci sia stato un momento in cui ho capito qualcosa, perché comunque ancora prima di suonare, appunto, di fare le cose, ho sempre comunque fatto cose mie, anche nel mentre, principalmente la cosa che mi piaceva fare erano cose mie. Quando ho 14 anni più o meno, la classica doppia cassetta, per cui su una cassetta passava una musica strumentale, io mi attaccavo l'aux con la chitarra e ci risuonavo sopra, fino a poi avere il computer e fare tutte quante le altre cose. È sempre stato comunque quello che piaceva fare a me, era fare le mie cose. Il discorso con Occupante lì di fare quelle cover è nato perché non sono mai stato un fan delle cover band, però allora Porcupine 3 insomma non erano ciò che sono oggi, e, anche lo stesso Wilson insomma quando gli disse che facevamo la sua musica era contento ed era stupito, perché chiaramente questa cosa per lui era anche nuova, per cui come dire era tutto diverso anche in confronto a come adesso, per cui a me non è mai piaciuto fare il discorso delle cover band, però una cosa come Porcupine 3 la sentivo più mia in un certo senso, era più particolare, cioè, no? Una band che conosce solo di Porcupine 3. E alla fine sono stato fortunato perché ho trovato altri 4 matti, come dico io, che poi la volevano fare con me. E... un'impresa all'epoca trovarne altri 4. Ah sì, assolutamente sì. Assolutamente sì, è stata dura, ci abbiamo messo un pochino, però lo rifarei, nel senso che è stato molto divertente. E comunque, per esempio, con Alessandro Luci, che è sempre stato un bassista, suoniamo tuttora, e sicuramente per me è stato un modo positivo per cominciare a suonare con i musicisti che avessero una sensibilità simile alla mia. Nel momento in cui allora ho detto che io volevo comunque, come dire, dopo aver composto parecchio materiale negli anni, finalmente avevo trovato una mia direzione, avevo un album, volevo investire in un album, ho trovato dei musicisti che già viaggiavano con me sulla linea d'onda, per cui quello sicuramente ha dato una grossa mano. Ti ha dato una bella spinta. Sì, verso sì, la tua sì, direzione. Sì, sì, sì. Bravo, insomma, alle tastiere adesso, no? Per questo disco qui ha avuto altri impegni, per cui non è più, fa parte più della band, però insomma abbiamo suonato insieme, vero? Sì, una serie di anni infinita, insomma, abbiamo fatto veramente di tutto. Quello con Alessandro non abbiamo mai interrotto, come dire, la nostra collaborazione. È stato il primo a sentire i demo di Sub-29 a dire che lui sarebbe stato con me perché gli piaceva questa cosa, e tuttora è una delle forze portanti, insomma, sia strumentale che personale, per cui come dire, il legame con i Porcupine 3 è stato non solo musicale, ma ha anche permesso di aprire ad altre storie di musicisti con cui sto lavorando tutt'oggi. Era così particolare che gli stessi Porcupine 3 poi ci vennero a sentire quando fecero la prima data di In Absentia del tour. Noi per una combinazione abbiamo fatto, penso è stato uno dei nostri ultimi concerti. Suonavamo il giorno prima di loro, del loro concerto, e loro ci vennero, non dissero nulla perché non volevano essere disturbati, ma loro vennero a sentirci tutti quanti. E non vuoi che fatto mi piace? Mi sono divertito da morire, nel senso che a me è piaciuto tantissimo quella cosa lì, cioè vedere che noi andavamo e ci stavano i Wilson, Barbieri, ci sono tutti quanti lì che ci stavano a sentire, e ogni tanto sì, brindavano le pezze, è stato divertente. Insomma, poi Steven, hanno commentato. Sì, hanno commentato, Steven, insomma, è rimasto contento, insomma, diceva anche, e Richard in particolare, insomma, diceva che gli era piaciuto il modo in cui abbiamo fatto alcuni pezzi, perché dice, gli ricordava il modo in cui li facevano loro all'inizio, perché noi con il gruppo abbiamo sempre fatto, comunque anche quando poi uscì In Absentia, eravamo comunque più legati al primo periodo di Porcupine 3, e avevamo quel tipo di sound, quel tipo di ricerca, mentre invece poi i Porcupine 3 quando c'era In Absentia, anche quando suonavano i pezzi precedenti, comunque avevano già cambiato il loro suono, avevano due chitarre elettriche, per cui insomma era tutto già voluto, era sì, esatto, era tutto già voluto. E Richard disse che insomma gli ricordavamo come facevano dei primi pezzi, insomma chiaramente quando fai le cover di una band di passante piacere che insomma che ti dicano le stesse cose, per cui sì, è stato divertente. Credo che
credo che si è fermata probabilmente nel momento giusto, nel senso che poi loro hanno preso una direzione anche diversa e noi alla fine comunque io ero impegnato con Nina Sound, con le cose mie, insomma, appena uscito il disco ho deciso che insomma non avevo più il tempo. Hai dovuto scegliere. Sì, esatto. Certamente. Beh, comunque è un onore sicuramente che nessuno può vantare tranne voi, credo. Sì, è stato per il vantaggio, insomma, quando sei con una band dagli inizi che ancora chiaramente non sono così occupati, cioè già il modo di avere un rapporto di diretto, quello è molto bello, insomma. Sicuramente è servito avere questi, far partire questi rapporti allora, certo, ancora oggi chiaramente. Con Chris sì, vorremmo, abbiamo parlato di andare anche un pochino in tour, però dipende anche perché lui comunque adesso suona in questo, per il musical, per cui è anche molto impegnato e non è sempre semplice far coincidere magari un paio di settimane di tour, lui che deve, insomma. Il musical è impegno, sì, è impegno, un po' dei mesi, credo. Sì, e poi è un impegno molto più dietro, anche i cani sono mio show, insomma è un lavoro abbastanza impegnativo. Però ci sono progetti per una tournée? Sì, non so se sicuramente vorremmo fare almeno una data, anche che fosse magari una data evento speciale, nel senso che non sanno che si mettono la batteria e fare qualcosa. Quello ce lo stiamo cercando in modo di farlo. Certo. Qualche appello, ci fosse qualche simpatico promoter interessato, insomma. Sì, stiamo cercando di vedere un pochino come organizzarla. Chris vorrebbe, insomma, lui non è mai tornato su un palco da quando ha lasciato i vecchi punti, a parte il musico all'interno. Certo, per cui anche lui farebbe piacere fare questa cosa. Però sì, insomma, noi abbiamo il nostro batterista, per cui magari lo faremo come Jenny, se abbiamo due batterie. Già, avrete questa... Vediamo, insomma, sì. Ah, io... Sai, materiale, scrivere materiale comunque scrivo sempre, per cui materiale. A volte lo vedo subito, nel senso che a volte quando faccio qualcosa so che quella è una cosa che non che non mi piacerebbe come uno sound, ma che ha uno spirito diverso. Tipicamente magari sei maggiore, un po' più allegra, magari. No, scherzo, ma non dipende, a volte lo vedo dall'inizio, a volte dipende semplicemente dal momento, nel senso che comunque quando scrivo materiale, tipicamente quando a me succede che comunque è un dato, nel senso che magari per un periodo ti fermi o prendi solo degli appunti, quelle cose, mentre invece magari c'è un periodo in cui per un mese o per due mesi mi ritrovo a scrivere molto materiale, tipicamente questo materiale comunque ha un certo legame, ha una certa omogeneità. Sì, ha una certa omogeneità, esatto. Per cui ho delle cose già nel mezzo machine. So che Tim mi ha detto insomma che anche lui ha delle altre cose. E vorremmo entrambe farlo, però dipende anche un pochino dagli impegni vari, certo. Lui con i suoi vari progetti, non è quant'altro. Sì, esatto. Però non so bene poi chiaramente come, quando questa cosa qui produrrà qualche cosa, per cui dipende, insomma. Io adesso in questo momento chiaramente sono impegnato con il discorso della Sound, per cui probabilmente potrebbe parlarsi di qualcosa dopo l'estate, però vediamo, perché magari dopo l'estate appunto lui sarà impegnato con me, per cui non lo so. È difficile far quadrare tutto. Siamo entrambi a noi, però non è sempre semplice, però vorremmo entrambi comunque sicuramente fare. Sì, abbiamo un territorio comune musicale che insomma ci piace ogni tanto esplorare. A me comunque piace molto, è un po' più singer songwriter, quello che facciamo con Tim. Insomma, è un aspetto che magari non sempre copre nello sound, e poi mi piace il discorso a volte di lavorare la musica senza, in una maniera un po' più distaccata, perché comunque nello sound, quando comunque dei testi, delle voci, ovviamente diventa automaticamente un qualcosa di molto personale. Sì, certo. Mentre invece che nella Western Machines mi trovo a vestire il ruolo di produttore, è un pochino più semplice per me, perché a volte sono più distaccato. Già, il ruolo diverso ti permette un approccio diverso. Sì, mi permette un approccio diverso, insomma è abbastanza interessante e stimolante. Vediamo. Comunque è una novità per te, da quando hai... Sì, ma io lavoro anche, ho lavorato comunque, lavoro con altri gruppi. Investi produttore. Sì, o anche proprio come sound engineer, a volte. Per cui
dipende, però chiaramente in quel caso lì non vedi mezzo tra fare il tuo progetto e invece lavorare per qualcuno che magari tu sai quello che devi fare, lo fai in una certa maniera ed è il lavoro, insomma. Quindi Mezzo su Machines è una curiosa via di mezzo che non mi dispiace. Un ibrido. Sì, è un ibrido che è interessante. A cosa si riferisce? Credo che sia forse una naturale evoluzione, quello che poi è stato delle tematiche che erano presenti magari in Black Dark, o soprattutto in Sense of Loss, nel senso che con Afterthoughts, come dice il titolo stesso, è un pochino dopo la sofferenza, se vuoi, del senso della mancanza di qualche cosa, comunque c'è un dopo, insomma, non è che rimani sempre all'interno di quello stato d'animo. È lo stadio successivo. Esatto, lo stadio successivo, sai, dipende dai momenti, dipende dalle persone, quello che può essere. Per quanto mi riguarda, quello che ho voluto fare con Afterthoughts è, lo faccio sempre in musica, come dire, un pochino parlare a me stesso. Per cui ho voluto parlare a me stesso, e quello che rimane sicuramente, come capita sempre, a volte sono rimpianti, a volte sono ripensamenti, però poi quando lo rapporto al presente, a volte magari invece è anche rabbia o paura, che sono due cose, sono tutte due tematiche che ricorrono in Afterthoughts, perché la rabbia secondo me un pochino dipende da, almeno per quanto mi riguarda, da due cose. La rabbia perché magari c'è qualcosa nel passato che tu avresti voluto diversamente, ma sai che comunque non sarebbe stata diversa, cioè sai che se risuccedesse rifaresti la stessa identica cosa, perché non era possibile fare altrimenti. Per cui c'è la rabbia, come dire, non solo di non poter tornare indietro, ma di sapere che anche se tornassi indietro non potrebbe andare diversamente. E come dire, quello ti lascia, almeno a me personalmente, ti lascia talmente impotente che appunto in un certo senso mi fa rabbia, sì. E soprattutto se poi invece non inizi in presente, a volte tutti noi siamo influenzati chiaramente nel presente, siamo influenzati dal nostro passato, cioè noi siamo la storia che abbiamo vissuto fino ad ora, e anche lì a volte c'è la rabbia di magari trovarsi nelle stesse situazioni o di ritrovare le stesse cose o magari di trovarsi in qualcosa di ancora peggio, e magari non perché il passato ti ha portato lì. Magari tu la scelta la vedi veramente, però realizzi che è il modo, non so se è il modo in cui sei fatto o è il modo in cui la vita è. Una specie di destino, non so. Sai, il destino è una cosa che tu subisci, per me il destino è una cosa che subisco, per cui magari quello mi farebbe, non so, mi darebbe rassegnazione, non rabbia, mentre invece se mi rendo conto che sono stato io l'artefice di qualcosa, semplicemente perché mi ci ritrovo dentro, lo so che è così, ma non riesco a cambiarlo. È il modo in cui le cose per me vanno. Esatto, il modo in cui si è fatto. E quello chiaramente spesso in me, per esempio, c'è la paura. E per me il rapporto con il presente e tutti gli altri, ho sempre parlato un po' della malinconia, del ricordo. Due sono tematiche di cui riesco a parlare più facilmente. E riuscire a mettere, per me in particolare, riuscire a mettere la rabbia è molto difficile, perché considero la rabbia una cosa estremamente negativa, certo, per come sono fatto io, intendo. In assoluto e per come sono fatto. Esatto, esatto. Cioè per me quando mi sento arrabbiato sento che ho perso, nel senso che vorrei non arrivare alla rabbia, vorrei essere così bravo, se vuoi, diciamo, di avere il controllo, non ho bisogno della rabbia. La rabbia la subisco come una cosa che a me non piace. Sì. E per cui la rabbia a volte mi fa anche paura, che è il motivo anche che ricorre a volte nell'album. Nel primo brano la paura ricorre come la paura di ritornare sul passato, ed è anche un brano di collegamento con quella ultima cosa. Però è anche il discorso della la paura, è anche il discorso della paura del perdere il controllo. Per esempio anche in Whatever You Are, io a un certo punto dico, sono andato via, non perché faceva bene a me, sono andato via semplicemente per non farti sentire quello che stavo dicendo, perché a volte la rabbia non la riusciamo a controllare, insomma, quelle cose. E poi la cosa mi piace molto di quel brano, perché poi invece forse è uno dei brani più positivi, secondo me, tutto quanto, tutta la storia di Nosanti, comunque c'è tutta quanta la parte fino alla lettura di Chris, comunque invece che è una parte un po' più, è una parte positiva, una parte propositiva, una parte che guarda non neanche con speranza, ma che osserva un presente che sta funzionando. Certo. È il motivo per cui sono molto legato a quel brano, perché comunque la prima parte è più legata alla parte negativa, mentre invece direttamente dopo c'è il presente cambia totalmente e diventa invece una realtà
vera, anche se poi appunto, come dice tutto quanto il testo, tutta questa cosa positiva si chiude appunto dicendo wherever you are, perché comunque magari invece non è realmente così, o meglio è così, io dico lascia ok, faremo questo, faremo quest'altra cosa, stiamo facendo, stiamo, come dico appunto, cammineremo insieme sulla prima neve che cade, o faremo queste cose qui, e poi dico dovunque tu sia, nel senso che poi spesso come succede, magari ci illudiamo di qualche cosa, però la stessa persona che abbiamo davanti, anche se è sempre la stessa persona, forse non è quello che noi pensiamo che sia, è un ideale che noi ci siamo costruiti, magari per rifugire a quella che invece è la vera realtà. Cioè per me il presente è questo, è quello che voglio, però forse lo sto vivendo nella mia testa, però non è veramente, chissà se è la realtà, non è veramente esatto, magari è una mia realtà costruita che sto costruendo per me, ma anche se tu mi fai parte fisicamente non sei veramente la persona che io penso che tu sia, non è detto che tu non sia una proiezione. Esatto, per cui sono, ho cercato un po' di affrontare delle tematiche, diciamo di proiettare nel presente quello che poi magari invece prima avevo sempre affrontato con un discorso di passato. Riferito al passato. Sì, sì. Ma non ho mai fatto cose tematiche o concept. Mi riferisco sempre a, scrivo sempre di cose mie, di cose personali, di cose che ho vissuto. Non riesco a scrivere immaginando cose che non sono mie personali. Insomma, non riuscirei a farmi coinvolgere. Appunto, la tematica è quella ed è sempre riferita appunto al mio, un vissuto personale, del motivo per cui Sense of Loss comunque è stato un album molto personale, molto pesante nel termine positivo, nell'accezione positiva del termine. Intenso. Sì, esatto, per cui mi serviva comunque un periodo per staccarmi e per rivivermi, per rinfrescare il bagaglio di cose, di cui appunto di esperienze. E musicalmente invece il discorso dell'album nuovo sicuramente è stato molto influenzato dal cambio della band, che ha portato un nuovo entusiasmo, insomma quello sicuramente mi ha aiutato parecchio, perché anche se poi molto lavoro lo faccio nel mio studio eccetera, l'apporto degli altri musicisti è stato di volere appunto di essere completamente dentro il messaggio che io volevo esprimere e di voler apportare qualcosa che non cercasse di muoverlo verso un'altra direzione, ma che cercasse di arricchirlo nel posto in cui già era questo album. E quello, dal punto di vista pratico, dal punto di vista appunto di entusiasmo, ha aiutato parecchio, nel senso che credo che in questo momento sento che come gruppo, sia personalmente che come ispirazione tra di noi, anche quando suoniamo insieme, sicuramente è un momento alto, insomma, un momento di picco, però insomma fa sempre piacere. Per me il disco è un disco che è un pochino più libero, tra virgolette, è un disco che è uscito fuori in una maniera un pochino più naturale, diciamo così. Secondo me il discorso musicale e visivo sono due cose che, per quanto mi riguarda, vanno sempre di pari passo, nel senso è difficile che quando, se faccio una foto non immagino una musica, o se compongo una musica non immagino una parte visuale. Per me vanno quasi sempre di pari passo, nel senso che tipicamente magari anche su un pezzo poi magari lo compongo piano e voce o chitarra e voce, comunque nella mia mente è già più o meno quello che voglio ottenere e dove voglio arrivare, per cui ho un'immagine un pochino completa. E l'aspetto visivo secondo me è importante, comunque sì, anche per gli ascoltatori di musica, comunque la vista è il nostro senso più potente, insomma, senza sminuire onestamente il discorso dell'ascolto, però la vista è ovviamente la cosa che arriva prima, e secondo me, senza neanche tirar fuori il discorso del vinile, comunque adoro le copertine grandi, ma senza neanche tirar fuori quello, anche un semplice CD comunque è importante, e che nella copertina si voglia già dire quello che poi si trova all'interno. E fa parte del messaggio. Fa parte del messaggio. Io sempre, quando sono voluto parto, sono sempre stato un appassionato di fotografia, perché comunque sono sempre stato fotografia, video, tutti i video sono quelli che faccio sempre comunque io, perché fotografia, video e la musica
Oggi è uscito il video. Sì, è uscito, esatto, il video di Wherever You Are. E anche lì hai... Lì sono io stesso, lì faccio tutto quanto, sì, ho fatto lo script, le riprese, il montaggio. E, diciamo, sono un po', sono fortunato perché chiaramente sono in grado di poter lavorare tecnicamente, ho sviluppato... piuttosto rara, comunque. Sì, sì. Una serie di combinazioni, insomma, quando in Italia ho un modo di lavorare appunto sul visuale, sul video, perché comunque ho fatto anche esperienza in tal senso. E sì, a me piace, nel senso è importante, quando faccio le copertine ci metto veramente quasi una settimana per decidere, comunque mi piace il discorso che quando esce un CD no sound, quello che anche le persone percepiscono, che è un prodotto a 360 gradi. Insomma, tutto sommato oggi abbiamo la musica digitale, Spotify, ciò che sia, e io ne sono un gran fan, con tutto che da artista ogni volta che qualcuno ascolta la musica da Spotify, dopo che l'ha ascoltato mille volte mi compro il caffè, nel senso che quindi non è che mi conviene, però è una cosa che mi piace molto come approccio alla musica, per la scoperta musicale secondo me è importante, e questo secondo me il mercato musicale si sta muovendo in questa direzione, secondo me la musica sarà, l'usufruire della musica sarà gratis. Fondamentalmente siamo in quella direzione, diventerà fondamentalmente gratis, non la proprietà ma l'usufrutto della musica diventerà gratis, però quando poi una cosa piace noi comunque vogliamo il prodotto, cioè la gente, non solo il fan accanito vuole l'edizione limitata, certo. Però anche il fan normale comunque vuole il prodotto, è una questione di livelli, quindi esatto. Cioè il fan accanito con l'edizione limitata, esatto, speciale. Esatto, che quello comunque è una cosa particolare, il normale, e il formato normale però deve essere comunque ricercato, nel senso che oggi fare il CD di plastica secondo me non ha molto senso, perché a quel punto faccio il digitale, se il fan o se l'ascoltatore di musica vuole il prodotto deve essere, non deve essere una confezione, deve essere il prodotto artistico, è la stessa cosa, per cui fare il CD non vuol dire trovare un supporto, trovare una copertina simpatica o che ci sta bene o che mi piace e mettercela sopra, vuol dire cercare il progetto grafico che più si adatta alla musica che c'è dentro. E la musica che c'è dentro, per i testi anche che scrivo, è difficile che qualcun altro possa venire lì e sapere veramente a cosa mi riferisco, per esempio. Però quasi tutti delegano appunto a fotografi, sì, per me, grafici. Sì, va bene, nel senso quella è un'altra scelta. Noi abbiamo delegato anche quando abbiamo preso Fonscienza, insomma, che alla fine abbiamo fatto un progetto grafico più interessante. Però per me era comunque, mi sono comunque sentito un pochino straniando il discorso di dire ok, questa è la musica, so quello che ti vuole dire, perché comunque abbiamo parlato dei testi, anche se è scritto io comunque so a cosa si riferiva. La copertina è bella, il progetto grafico è bello, è artistico, però non mi dice, non è legato per quanto mi riguarda quello che c'è dentro, sì. Mentre invece per me sul disco per esempio abbiamo queste immagini delle due barche che ricordo spesso, e quella di queste due barche sono legate da una corda, e io quando vedi questa cosa qui era il primo po' che ho scritto Two Monkeys, per cui per me queste due barche erano come quando stavo in questo posto nel nord del Norfolk, queste due barche legate con una corda, abbandonate, quando c'era la marea una di queste due barche era su un prato completamente secco, l'altra barca quando si riempiva con l'acqua andava via e veniva tenuta, veniva mantenuta attaccata all'altra barca da questa corda, era come se, immagino, per me era immediata l'immagine di due persone che sì. L'altra lo sta dando una mano per rimanere insieme, una cosa di per cui molto è forte. Questo potenziale. Poi chiaramente io quando ho fatto della copertina che scopre, loro hanno visto due barche con una corda in mezzo, però non è quello il problema, perché l'importante è che io so quella cosa lì, poi magari avrò modo di dire nelle interviste, magari qualcuno ci arriverà da solo, magari appunto tanti, esatto, però è quel potenziale che mi piace, nel senso che è comunque parte di quello che tu vuoi esprimere, esatto, cioè per me la donna della copertina anche diciamo di After Toast, comunque io quando ho preso quella fotografia, una cosa di anni fa qui a Roma, non so chi sia quella persona lì, però comunque era una persona che stava evidentemente, io l'avevo passeggiato per davanti, era una persona molto a volte nei suoi pensieri, stava pensando a qualcosa di non allegro, insomma. Per cui mi piaceva questa immagine, tra l'altro quella è la Piazza del Popolo, qualcuno su Facebook ha indovinato, Piazza del Popolo è sempre abbastanza piena a Roma, e per qualche motivo, anche se dal primo giorno, c'erano queste panchine, non c'era nessuno, c'era questa persona, questa donna da sola che stava lì immersa nei suoi pensieri, e quindi lì per lì mi era piaciuta questa fotografia, poi quando siamo andati a fare After Thoughts, che c'era il titolo, che era, mi sono ricordato che c'era quella foto lì, e per me era come con le due barche, immediatamente ho trovato una connessione, certo. Per cui io per ogni singola foto, anche quando uscirà il libretto, sono
24 pagine di prezzo, è tutto comunque legato a, cioè per me ci deve essere un legame reale con quello che dice nel disco, cioè il packaging non sono belle foto messe lì per quanto mi riguarda, funziona lo stesso, però non è quello che voglio fare io. Per me l'arte vera è una cosa che deve arrivare, non dico inaspettata necessariamente, però deve arrivare, se la cerco per me è diverso, cioè per come sono fatto io, per me se la cerco già potrebbe essere potenzialmente contaminata dal fatto che la volevo cercare, potrebbe non essere pura, sì, diciamo così. Forse un po' estremista, però insomma ognuno la vede a modo suo. Insomma, Akis, quel pezzo lì comunque è nato una mezz'ora, credo, cioè stavo veramente per andare a dormire, ancora non ricordo, per qualche motivo mi veniva in mente questa cosa, mi sono messo al computer, col piano, registrata, mi sono venuto in mente la parola, l'ho scritta, la melodia fatta, è stato un pezzo nato in quella maniera lì. Non so dove sia venuto, è semplicemente così, insomma. Oggi per fortuna abbiamo la tecnologia, io sempre in giro non mi vado con il computer, a qualsiasi momento che ho un'idea posso mettere lì e posso, come dire, l'ispirazione quando arriva oggi è possibile prenderla sempre, a meno che non sta dormendo, però... Sì, poi adesso in Inghilterra ho fatto parte per questo album qui, adesso cominciando a lavorare anche per altre persone, ho fatto uno studio dedicato, insomma, sì. Presto, come si dice, partirà anche da una produzione più ufficiale da parte del mio studio, perché insomma, ricevo un po' di richieste, offerte, perché insomma comincerò anche a produrre altre band, anche dal punto di vista proprio più, non solo di sound engineering, ma proprio più produzione. Quindi ti stai evolvendo in questa direzione? Sì, insomma, una cosa comunque mi è sempre piaciuta, nel senso che raffrontarmi anche con l'arte di altri è una cosa che comunque mi piace molto. Quando si parla di Wilson, o meglio di primo Wilson, magari Gilmour, non si parla di cose molto diverse. Quello che dico sempre, appunto, quando c'è questo paragone di Timmy Porcupine, è normale, perché Timmy Porcupine accoglievano a piene mani dal patrimonio freudiano, ed è quello che comunque io continuo a fare, per cui chiaramente quando dico la musica moderna esce fuori di quel tipo di musica lì. L'approccio chitarristico non saprei, io lo definisco semplicemente emozionale, nel senso che poi a me, che lo suono con l'archetto, che faccio un assolo, come ci sono anche gli assoli sulla Dark e sull'ultimo album, che non ne faccio proprio, come su Sense of Loss, per me non fa molta differenza, nel senso che per me la chitarra è come una voce, è come il piano, è come tutti gli altri strumenti. È una delle tante voci. Sì, sicuramente. Sono cresciuto a pane, Pink Floyd, Genesis e King Crimson, insomma, per cui, come dire, l'approccio gilmouriano o affettiamo in termini melodico, o comunque l'approccio magari un po' più rumoroso di Fripp, fa parte del mio bagaglio, ecco. Però appunto sono anche un adattatore del post-rock, per cui per me un assolo di Gilmour è potente come un arpeggio di chitarra, se è fatto bene, che dura 5 minuti, per me non vedo la differenza, nel senso che è semplicemente un modo di esprimersi, ecco. Per coloro che volevano gli assoli, ci sono un po' di assoli nell'ultimo album, visto che Sense of Loss diceva non ci sta un assolo di chitarra, tornato l'assolo di chitarra. Si sono lamentati, adesso è tornato. Sì, è un album molto chitarristico, questo qua è più chitarristico, non perché lo volevo, ma perché era uscito fuori da senso. Sì, beh, ascoltare i giudizi, sai, è sempre bene, come dire, non farsi troppo influenzare, sia positivo che negativo, perché quando ascolti i giudizi, sai, c'è quello che ti dice questa cosa fa schifo, quello che ti dice è un genio. Ecco, come insomma, ti poni riguardo? Ah, ognuno ha i suoi gusti, insomma, per quanto mi riguarda, io quando faccio un disco lo faccio perché mi deve piacere a me, insomma, quella cosa che spero, di farlo che piace a me, di farlo tecnicamente il meglio possibile, in modo tale che possa essere fruibile da un maggior numero di persone che vogliono condividere quell'aspetto, quel mood con quello che faccio, insomma. Per cui sì, il contatto diretto con i fan comunque, ripeto, è un privilegio essere un
tutti, comunque un musicista, essere un artista, ad essere in contatto con le persone, insomma, è la cosa più bella, è la cosa più bella che c'è. Quando qualcuno mi dice, ah, quell'album mi ha cambiato la vita, o quel brano mi ha aiutato in un certo momento, o mi sento particolarmente legato a quell'altra cosa perché mi ricordo un episodio, una persona, insomma, è tutta lì l'essenza poi della condivisione dei sentimenti di una persona. Per cui senza di quello semplicemente farei i dischi come fosse fare il pane, insomma. Già, una componente importante. Una componente fondamentale, sì. Mi piace tenere, parlavamo prima, appunto, esperto sì. Colore. A rispondere, però c'è bisogno di rispondere a tutti, di tenere comunque un contatto diretto con tutti quanti, finché potrò, va bene, però è una cosa bella, una delle cose che mi piace di più, onestamente. Adesso già siamo lì, insomma, del tempo che spendo, però comunque mi piacerebbe sempre tenere, cioè un contatto diretto comunque, ripeto, la cosa più bella secondo me che ci possa essere. No, in Inghilterra da poco chiuso, anche se l'hanno recuperata, l'ultima catena che era rimasta, H&B, l'hanno proprio ricomprata da poco, si spera che pare che forse avveranno la maggior parte dei punti vendita del personale, però no, la situazione non è diversa, perché la gente compra su Amazon. Quindi appunto, nel fenno rimane che cercarla su Burning Shed, Amazon... Sì, è in distribuzione come sempre con Underlock, per cui in teoria in qualsiasi negozio, se il negozio è onesto, lo ordina e in due giorni gli arriva un negozio, insomma, quello sempre. Però sì, esatto, se no altrimenti si può comprare online, quella è una cosa che forse è più italico, il fatto che noi siamo meno abituati forse a comprare abitualmente online, nel senso che la carta di credito, il numero esatto, insomma, siamo più così, mentre invece sicuramente fuori c'è un po' più elastica la faccenda. Sì, no, assolutamente sì, ripeto, il CD strumentale, quello che usciva con il Digibook, per fortuna, però purtroppo è finito, perché lo aspettavamo, però quello è finito in tre giorni, perché adesso quello si trova solo con il vinile. Mm-hmm. Vinile comunque sì, abbiamo fatto questa confezione, borsa stampata di cotone inosato per contenere il vinile, insomma, c'è tutta una cosa un pochino particolare. Precisamente. Quello ancora speciale. Sì, edizione molto speciale. Quello. Dovrebbe durare sicuramente, credo, fino almeno all'inizio del pre-ordine, insomma, siamo quasi 2 o 3 settimane, insomma, metà dello stock è andato via, però insomma non credo che l'altra metà finisca da ora alle prossime, dopo di cui uscirà una versione normale, semplicemente. Ah, ecco, dopo ci sarà una versione comunque, senza la borsa di cotone. Sì, esatto. Sì. Normali. Grazie a voi, speriamo molto presto, ancora non posso dire nulla, però insomma stiamo lavorando per suonare sia a Roma a più o meno breve, che poi dovremo fare un mini tour toccando varie Europa e anche l'Italia del Nord.